parliamo di viaggi fatti con sguardi, di emozioni e soprattutto di quello che ognuno di noi percepisce, di quello che vuole fermare, che sia una foto, che sia un video o che sia anche un romanzo. Lo facciamo con una protagonista che in realtà ha fatto proprio di questo della sua vita, cioè uno studio, un'avventura, e poi lo ha raccontato. Con noi c'è Laura De Bernardinis, benvenuta. Grazie a te, Francesca. Noi oggi vogliamo raccontare un viaggio molto bello, un viaggio in Birmania. Tra le passioni di Laura De Bernardinis c'è anche la fotografia, perciò si capisce anche in questo modo cosa colpisce la sua attenzione e in che modo lei gestisce i suoi sentimenti. Ci racconterà di un viaggio nel quale il ruolo della donna è fondamentale, perché in realtà lei ama le donne e ama anche raccontarle, così come è avvenuto anche per i suoi libri, per i suoi romanzi. Allora, come si inizia a raccontare questo viaggio? Perché questo viaggio? Ecco, perché? Perché volevo essere in Birmania proprio all'inizio, al principio della storia di questa nazione, che sta cambiando volto, perché dal 30 di marzo è oramai in atto un nuovo governo capitanato dietro le quinte da Aung San Suu Kyi, che comunque ha anche un ruolo di primaria importanza. Lei è chiamata la signora, la lady della Birmania, e lei è, oltre che essere ministro degli esteri, è proprio il capo gabinetto, quindi quasi al di sopra dell'attuale ministro della Birmania. Noi sappiamo che lei, oltre che essere premio Nobel per la pace, è una donna che ha avuto la capacità di riuscire a rinunciare a tutto per quanto riguarda la sua sfera privata, affettiva. Ha rinunciato al proprio marito, ha rinunciato ad essere mamma, nel senso di allevare i propri figli, perché comunque è stata prigioniera per un lunghissimo periodo di tempo in Birmania, finché ha governato appunto l'aspetto appunto del governo militare. E questa donna è riuscita comunque, nel rinunciare ai propri figli, ad adottare in realtà tutti i figli di tutta la Birmania, quindi lei è diventata la lady, la mamma di tutti i birmani. E io volevo esserci in questo momento di cambiamento, perché è un cambiamento davvero significativo quello che sta tra l'altro avvenendo non soltanto in Birmania ma anche nel sud-est asiatico, perché noi parliamo di nazioni che forse sotto alcuni aspetti non abbiamo attentamente valutato, ma per un motivo molto semplice: perché è mancata la comunicazione. In presenza di un regime militare, tante notizie non sono riuscite ad arrivare a noi, e quelle che sono arrivate attraverso tanti media spesso sono state filtrate anche dalla corruzione del governo militare. Quindi, per andare a verificare quello che stava in realtà accadendo, io mi sono dovuta davvero spogliare di tutte le notizie che avevo letto sul web, sui giornali, e farmi poi un'idea propria. Abbiamo visto delle immagini. Adesso voglio dire una cosa molto importante: le splendide foto che avete visto sono proprio state scattate da Laura. Sì. E da qui si può capire anche che cosa attira l'attenzione di una persona, perché ovviamente la foto è un momento che viene fermato, è un momento che scegliamo. Rivediamo un attimo anche i primi piani, perché in realtà parlando prima abbiamo sentito, insomma, dice: io amo molto fare le foto dei volti delle persone. Questo è un pescatore, siamo sul lago Iley, e loro pescano con questa tecnica molto particolare di avere questo remo tra i piedi, e poi con spesso sbattono anche il remo sull'acqua e i pesci saltano. Noi vediamo una Birmania fatta di statue, tante pagode, gode, Buddha, fiori di loto. Ecco, qui c'è una natura molto rigogliosa, sia nella flora che nella fauna. Le scimmie sono dentro un po' tutti i templi. Ecco, guarda che bella danza, sembra proprio una danza quella di questo pescatore con queste reti. Questo è un fiore, è un fiore molto particolare, tra l'altro profumatissimo, e qui sono in una valle con circa 800 statue di Buddha, perché non dimentichiamo che la Birmania o Myanmar fondamentalmente è una terra dove la religione buddista costituisce circa l'80%, è stata abbracciata da quasi l'80% della popolazione. E il ruolo della donna com'è? Ah, il ruolo della donna è magnifico, perché è molto
paritario, le donne, basta vedere Aung San Suu Kyi, la lady, la signora, che ruolo ha non soltanto in Birmania, ma anche nel resto del mondo, perché è un ruolo intanto paritario sia nel lavoro che anche nelle istituzioni. E tra l'altro vorrei dire che Aung San Suu Kyi ha iniziato proprio a viaggiare adesso, quindi a uscire anche dalla sua Birmania finalmente. Ecco, vedi quella pagoda di prima, ti fa pensare un po' al Signore degli Anelli, al Regno di Gondor, è Sì. vero? E qui siamo sempre appunto su questo lago Illei, davvero romantico, ecco, una È delle una vita tante pagode. semplice. Dipende da quello che noi intendiamo per semplicità. Per loro la vita scorre lenta, ma con i ritmi della natura, per cui sono per lo più agricoltori, pescatori e ecco, la Birmania un tempo era anche, fino a qualche anno fa, non un tempo, produttore di oppio, ma a seguito di politiche costruttive si sta cercando anche di riconvertire tutto questo anche in altro, in agricoltura. Siamo qui in presenza di risaie, è bellissima. Questa è la pagoda dove anche Kipling si è ispirato per una sua famosissima poesia. E, ecco, siamo sempre dentro i canali e devo dire che guarda anche l'eleganza della postura di questi contadini. Le loro case sono queste, mi ha chiesto, è una vita semplice la loro? Le loro case sono fatte così, sono per lo più erette su palafitte e sono di legno perché fa caldissimo lì quasi tutto l'anno. Nel periodo in cui io sono stata in Birmania eravamo all'incirca intorno ai 40 gradi, 40-42 Mese di gradi, aprile. mese di aprile. Quindi il legno preserva sia dal caldo che dal freddo e poi queste case in alto permettono anche di poter affrontare i monsoni. La semplicità di, ecco, vedi, questa è la vista dal tempio di Kipling, ecco perché poi questo grande poeta si è proprio ispirato anche a questo luogo. Questa è una processione a Yangon. Ah, questo, io qui mi trovavo in un villaggio di Yandabo, dove si costruiscono fondamentalmente dei vasi di coccio. Un villaggio fatto di niente, fatto di case che sono bianche, di persone che hanno anche i volti bianchi, perché c'è polvere dappertutto nella costruzione di questi vasi. Raccontiamo anche una cosa molto interessante, perché noi prima abbiamo guardato più foto di Laura. Tutto è davvero riconducibile alla natura e alla semplicità. Se ci ha detto Laura che c'erano 40 gradi ad aprile, significa che insomma, la temperatura può anche salire molto di più. E allora, se noi utilizziamo le creme Sì. solari, in realtà che cosa succede lì? Ecco, lì io stessa ho utilizzato una pastura che viene fuori da un legno che si bagna poi con l'acqua e con questo ci si dipinge il viso, loro poi lo spazzano sul viso con delle spazzole. Io invece ho usato un pennellino per rendere, non so, un po' più adatta a me questa situazione, ma io ho cercato di vivere come vivevano loro e mi sono vestita anche alla loro maniera, ecco qui, no, vedi le righe di questo viso, come sono il loro copricapo, importantissimi perché non si può stare con il capo scoperto sotto questo sole, anche i bimbi vengono protetti. E dicevo, la loro semplicità, la semplicità di questo popolo è che loro non vogliono apparire per un qualcosa che non sono e vivono in comunità e tra di loro c'è un grande senso di solidarietà. Faccio un esempio, mi trovavo all'interno di alcune pagode costruite all'interno di caverne. Ho incontrato un signore anziano, anziano significa intorno ai 60 anni, perché la loro vita media, tranne Aung San Suu Kyi, è davvero molto bassa, come un po' in tutti i paesi dell'est. Mi ha visto in mano con il tablet, è venuto vicino, ha voluto toccare il tablet, ha voluto che io gli insegnassi qualcosa del tablet, dopodiché è andato dai suoi nipoti, ha raccontato quello che ha visto, è tornato da me con tutti i nipoti e ha voluto che io spiegassi a loro questa nuova tecnologia. Quindi si vive davvero in una comunità e loro
ti accolgono all'interno della loro comunità con molta dolcezza. Io, ammagliata dalla bellezza e dalla fantasia anche di un bambino, sono entrata a piedi nudi, scalza, in un villaggio, dalla spiaggia. Ovviamente ero coperta dal pareo per una questione anche di educazione, perché lì è quasi scandaloso mostrarsi in costume. E camminando in questo villaggio, a un certo punto, questa è la casa di Aung San Suu Kyi, che stiamo vedendo in fotografia, e in questa strada non si poteva passare fino a pochi mesi fa, era vietata dal governo militare, invece io ho potuto persino scattare quella fotografia. Qual è il ruolo della religione? Perché noi abbiamo visto, c'erano delle foto splendide, non so se ce le abbiamo a disposizione, monasteri. La religione principale è la religione buddista, ma ciò che intelligentemente sta facendo Aung San Suu Kyi, e io apro anche una parentesi, invito spesso a prendere con le pinze le notizie che ancora arrivano sui media da parte della Birmania, perché non tutto corrisponde a verità. L'intelligenza di questa donna è quella di rendere poi tutte le religioni di uguale portata. Quelle in rosa sono le suore e sono piccoline, e gli altri invece sono i monaci buddisti. E quindi per Aung San Suu Kyi non c'è differenza di religione. Poi, se vogliamo, nel mondo nessuna guerra è mai scoppiata per motivi di religione. In realtà è stato il governo militare che ha utilizzato la religione per creare degli scontri, dei massacri, come quelli che sono successi nei confronti dei monaci buddisti. Ecco, questo era nel villaggio tutto polveroso che ho detto prima, di Yandabu. Camminando, come dicevo prima, in questo villaggio di pescatori, addirittura io sono inciampata seguendo questo bimbo che poi mi ha fatto conoscere la sua famiglia. Anche in una pozzanghera ho visto delle signore che mi dicevano no, nella loro lingua, si fermi, chissà dove ero finita, ma non, per me era importante comunque andare, vedere, conoscere. E sono stata anche al loro mercato, che era costituito da tre donne sedute a terra, quello più semplice dei villaggi, e che vendevano chi due cocco oppure qualche verdura. Ah, guarda, questo è il gioco del basket, con i secchi in testa nella fotografia di prima, perché loro non hanno la possibilità di avere canestri e quindi mettono questi secchi in testa e realizzano in spiaggia un gioco simile a quello del basket. Questo ragazzo comunque era bellissimo. Comunque le foto sono splendide, io davvero devo fare i complimenti, perché questo mi fa pensare a Gauguin. Io invece voglio chiedere una cosa, siamo in chiusura. Sì. Abbiamo fatto vedere quella che è un po' un racconto di un viaggio, di un'esperienza, e l'esperienza è stata quella di vivere esattamente così, di essere degli osservatori ma di cercare di integrarsi. Sì. Cosa resta di questo viaggio e che conseguenze ha avuto su di te? Da ogni viaggio io divento sempre più ricca, e da ogni viaggio prendo sempre più di quello che in realtà io non mi aspetti. Come lo posso riassumere? Lo posso riassumere nel fatto che incontrando le donne giraffa, quelle famose con lo lungo, no? Le chiamiamo così, in realtà appartengono alla tribù dei Padaung. Avendole incontrate anni fa in Thailandia, io di loro dissi: diamo a queste donne il tempo di potersi evolvere, perché vedrete che loro ce la faranno nella società a diventare qualcosa di più. Erano in Thailandia perché erano perseguitate in Birmania, quindi si erano rifugiate lì in campi profughi. Le ho rincontrate in Birmania, queste donne. Oggi queste donne sono libere, e con loro io ho sfogliato le loro foto precedenti scattate in Thailandia sul tablet. Quindi, che cosa cerco da un viaggio? Un po' mi ha chiesto anche cucire il passato con il presente e guardare soprattutto al futuro. E il futuro io lo voglio racchiudere anche in questa frase di Aung San Suu Kyi che mi ha colpito, che poi è stata la frase che mi ha fatto costruire questo viaggio, non un viaggio turistico, ma un viaggio proprio dentro le loro civiltà. Perché Aung San Suu Kyi, quando ha ricevuto il premio Nobel a lei è stato chiesto come possiamo aiutare la Birmania, e lei ha risposto questo: voi potete aiutare il mio paese attraverso la vostra
e le vostre democrazie. Quindi questo è il messaggio che voglio anche far passare e veicolare. Il sud-est asiatico è molto più vicino a noi di quanto non possiamo immaginare. Il sud-est asiatico è vicino all'Abruzzo e l'Abruzzo può fare anche molto per favorire questo processo di integrazione, perché il mondo poi non è così distante in tutte le sue parti. Domanda di chiusura: in un viaggio siamo noi che dobbiamo dare oppure siamo quelli che devono aspettarsi qualcosa? Io credo che un viaggiatore consapevole sia quello che in realtà parte nudo e man mano si veste con quello che trova, perché partire con il concetto di dare, di prendere, non so, non mi appartiene. Io in realtà parto svestita e oggi indosso una giacca fatta di fiori di loto, di filo di loto, una giacca molto, molto ecologica, che però ci vuole tantissimo per poterla realizzare. Questo, ecco, tu mi parlavi di un vestito ideale, io ho risposto anche con un vestito nel senso letterale proprio del termine. Non lo so, quello che capita in un viaggio lo dice bene Baudelaire. Perché partire? Il viaggiatore in realtà non sa perché parte. Allora, noi ringraziamo tantissimo Laura De Berardinis, perché ovviamente questa è una piccola parte di quelle che sono state le emozioni di questo viaggio, e ci sono tante riflessioni da fare, insomma, in quelle che sono anche le immagini, il racconto e le cose che ovviamente sono cambiate. La cosa più bella è che costantemente la sua attenzione va alle donne e anche il sostegno. Sì, ma bello anche la tua, Francesca, perché tu sei una giornalista, sei una brava giornalista e hai reso anche questa conversazione amichevole, quindi voglio dire, evviva la solidarietà anche fra le donne, e sono molto contenta della tua accoglienza. Grazie. Quindi grazie a te, Francesca. Allora, noi ringraziamo ancora Laura De Berardinis e l'appuntamento è al prossimo Zoom In.